Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecani con Ravagnese, valevole quale seconda giornata del campionato, girone di ritorno del campionato di seconda categoria, girone G Calabria. Le formazioni del primo tempo: Borgo Grecanico, Ferraru, Iamonte, Albanese, Sgro, Isaicu, Iannò, Manganaro, Stelitano, Giuseppe, Zerbi, Martino e Principato. A disposizione del mister Antonio Cormaci, Demetrio Sgro, La Face, Inga, Labate, Carmelo Stelitano, Mafrici e Tripodi. Ravagnese 2015, calcio Ravagnese 2015, Fortugno Francesco, Amadeo Pannuti, Belluno, Fortugno Alessandro, Lombardo, Viel, Fascirra, Pocciolo, Buonarrigo e Ioculano. A disposizione del mister Francesco Api, Pirrello, Valcomatà, Paturzo, c'è stato un cartellino giallo che la dice tutta. Falcomatà, dicevo, Paturzo, Vita, Alati, Nucera, Cariti, sulle intenzioni dell'arbitro c'è quello di concedere un calcio di rigore alla formazione ospite, e ancora a terra il giocatore importunato, arbitro assediato dai giocatori di casa, Isaicu, Iannò, Manganaro, Stelitano, Zerbi, Martino, Principato. Arbitro che si allontana, ha già estratto un cartellino giallo, arriva anche il mister Cormaci e va a parlottare con l'arbitro, non è affatto convinto di questo rigore. Il trainer di casa non era netto, non era chiaro, ottiene tutte le spiegazioni del caso, ma non recede, rimane fermo sulle sue decisioni. Le proteste ci sono, ma risponde come Rhett Butler a Rossella O'Hara in Via Col Vento, anche una trasmissione di Adriano Celentano, e c'è francamente me ne infischio. Picche, si sistema il pallone il capocannoniere del campionato Salvatore Rappocciolo, Sasà per gli amici, inteso El Cobra. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Rappocciolo breve rincorsa, tiro fuori, rimane di sasso Rappocciolo, come per dire: ma come ho fallito questo rigore, incredibile ma vero. È successo anche a Platini e Maradona questo rigore, al terzo della ripresa. Dunque il Ravagnese fallisce clamorosamente un calcio di rigore per riportarsi nuovamente in vantaggio. In sottofondo la sirena dei vigili del fuoco. Che in qualche modo, se si potesse fare un'allegoria, o simboleggiare qualche cosa, quarto della ripresa, ancora non è il momento del pit stop. La partita è lunga, siamo appena al quinto e, come diceva
Bujardin Boskov, partita finita quando l'arbitro ha fischiato. Il gioco è fermo, le squadre sono sull'1-1, l'arbitro, ve lo ricordo, è il signor Andrea Mordà della sezione di Reggio Calabria. I gol di Rappocciolo e Zerbi, quinto del primo tempo e 41esimo sempre del primo tempo. Squadre che ce la mettono tutta per superarsi, si gioca in un pomeriggio freddo con Repoli e Etnei che appaiono in ogni angolo del campo e anche sugli spalti, c'è un freddo polare, soffioni siberiani, un freddo cane per dirla tutta, ma non vanno in onda Chuck si gira, gli esterni di Zanna Bianca o il richiamo della foresta. È un pomeriggio che consiglia naturalmente cappello, guanti, maglione, cappotto, sciarpa, calzettoni, scarponcini e stivaletti, cappotti, paltò e impermeabili, soprabiti, giacconi e chi più ne ha più ne metta. È riuscita in qualche modo la formazione locale a riequilibrare le sorti dell'incontro, non era facile, ci voleva veramente la forza dell'incredibile Hulk, un pressing che non poteva essere contro una difesa ermetica come il Ravagnese, ci voleva veramente la forza di un Superman, dell'uomo ragno. Un blitz, poi c'è stata quella magica giocata di Alberto, tanto ci escono il 6 e l'8 nelle ed entrano il 13 e il 15 nel Ravagnese, quindi doppia sostituzione, esce Lombardo e Fasci ed entrano Falco Matà e Vita. Diciottesimo della ripresa, 1-1, poco, qualche minuto fa Rappocciolo ha fallito un calcio di rigore. Viel, buon arrivo Viel, anzi no, si trattava del nuovo entrato, ancora lui va al tiro, palo! Il nuovo entrato. Vita, che va a, poi è stato Rappocciolo a pallottare con l'arbitro, Isaico si accinge a mettere in movimento i propri compagni. C'è un lancio per lo sgusciante Falco Matà, dialoga con Pannuti, Viel,
ancora Viel, va al tiro Viel, ribattuto involontariamente da Rappocciolo, ingrana il turbo Zerbi, si accascia al suolo il nuovo entrato Vita, poi si rialza, c'è stato un tiro iperbolico col suo sinistro del nuovo entrato che sta creando parecchi problemi sul settore di sinistra. Intanto anche nelle file locali c'è una sostituzione, entra in campo con il numero 14 Inga. Forze fresche. Attacca il Lavagnese e ottiene un calcio d'angolo. Si è partito con il fioretto, poi si è passata alla spada e quindi alla sciabola. Calcio d'angolo per il Ravagnese, spiove un pallone, lo insegue centromediano, perde palla, duello fra i due numeri 5. È andato al tiro Rappocciolo, non si può dire che sia stata fino a questo momento una partita vara di soddisfazione per Hooligans e Skinhead, Peones e Campesinos, né una partita spilorcia di emozioni taccagna di brividi per Warriors e Teenager. Una partita per nulla appiattita sulla spending review del gol, non serve nessuna risoluzione dell'ONU, che si sono viste delle belle trame di gioco sia nel primo tempo che nel secondo, si è partito con il valzer che non è il bel Danubio blu o il valzer dei fiori dallo schiaccia noci o il liscio di Romagna Mia o tango di speranza perduta della spagnola Zingaro, mille ricordi, valzer delle candele, valzer di mezzanotte, valzer di Venezia, valzer del moscerino. Si è passati poi al tango per tutto il primo tempo, tango delle caminere, la comparsita, chitarra romana, Agata, tango della gelosia, tango del mare, si fa per dire, nel senso che le squadre hanno accelerato il ritmo e anche nella ripresa c'è un ritmo vertiginoso, cross al centro, ingenuità difensiva da parte del Borgo. C'è un bombardamento a tappeto, ma la precisione lascia molto a desiderare. Si difende con ordine la formazione locale, quando può colpisce in contropiede. Rimessa, anzi calcio piazzato per la formazione di casa,
Il Ravagnese ha fallito clamorosamente il gol del KO e quindi il gol della vittoria con il suo uomo più rappresentativo, e c'è Sasar Rappocciolo, che non ha suonato in questa circostanza come la pipita. Higuain non ha ricevuto nemmeno la domanda di Cheyenne. Ad armonica in C'era una volta il West. Sai solo suonare o sai anche sparare? Calcio d'angolo per i padroni di casa. Arretra il baricentro della formazione ospite. Momento topico, 15:50, 1-1, parte il tiro cross che si spegne sull'esterno della rete, illusione ottica del gol. Non ci sono state, c'è un cartellino giallo estratto al numero 5 del Ravagnese. Non è un arbitro malleabile, duttile, dolce, morbido, soffice, buon samaritano che porga l'altra guancia, cedevole, accomodante, disponibile, per nulla rendevole, compiacente e remissivo, anzi, per certi versi arcigno, severo, duro, accigliato, torvo e burbero, aspro e scontroso, irascibile, scorbutico e perfino lunatico e permaloso, se il caso lo richieda. Altra ottima occasione per il Ravagnese con l'estrema sinistra Ioculanu, che in mezza girata ha mandato il pallone a sorvolare nella trasversale, nulla di fatto. Ravagnese che ci crede. Siamo appena al 17esimo. E le mischie furibonde per adesso sono soltanto una potenzialità. L'arbitro ritiene che l'ultimo a toccare sia stato uno del Grecanico, pardon, della Valle Grecanica. C'è uno strano rinvio da parte di Martino, un cross al centro, urlo tarzanino da parte di Ferraro. Per adesso dormono i campioni del wrestling: John Cena, Big Show, Battista, Tiger Man, Hulk Hogan, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Undertaker. È già stato effettuato il pit stop per il cambio delle gomme. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop e perfino Firestone Kleber, Ambassador, Sumitomo. C'è uno strano rinvio da parte del laterale a sostegno che fa venire il brivido lungo la schiena ai propri sostenitori. Per poco non combinava una frittata.
insegue il pallone Ioculano, lascia a Buonarrigo, va al tiro Buonarrigo, l'ultimo a toccare è stato quello del Borgo, a parere dell'arbitro si lamenta il giocatore, dice ho colpito io, come fa, non è dello stesso avviso l'arbitro, accorre ora, si ricorda che un giocatore era rimasto a terra da almeno da un minuto, invoca l'arrivo del massaggiatore. Pareggio prezioso questo del Borgo Grecanico, quanto lo smeraldo della Colombia, un rubino dello Sri Lanka, un topazio del Brasile, un zaffiro della Cambogia. Accorre mister Cormaci per sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto a terra, si tratta del centroattacco Zerbi. Il gioco è fermo, la palla è sulla lunetta del calcio d'angolo, il grappolo di uomini in aria, si rialza il giocatore, chiede lumi mister Cormaci, l'arbitro invita il trainer ad abbandonare il terreno di gioco. Intanto arriva il calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, 21 giocatori nella metà campo, parte il cross, va a vuoto il portiere, ma a parere dell'arbitro ha smanacciato e quindi c'è un nuovo calcio d'angolo. E ora il Ravagnese sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di prevenire al 2-1. Sono 21 giocatori nella metà campo del Borgo Grecanico che si difende con i denti e con le unghie. Rimane a terra ancora Dolorante, un altro giocatore di casa. 22 minuti nel secondo tempo, 1-1 per i gol di Rappocciolo e Zerbi. Al quinto minuto del primo tempo e al 41esimo, sempre del primo tempo. Rimessa che Isaiku batte, Alberto cerca di mettere in movimento il nuovo entrato, lo sgusciante Inga, ha già recuperato palla al limite dell'area, finta e doppia finta, palla sul destro, va al cross, questi è Principato, cerca di entrare in area, era stato smarcato solo davanti al portiere Zerbi, ma in netta posizione di fuorigioco, quindi il gioco riprenderà con una punizione. Intanto il trainer Francesco Api chiama in panchina Buonarrigo e manda in campo con il numero 16 Alati. Terza sostituzione, ultima consentita nelle file del Ravagnese che ora sta stringendo i tempi per tornare in vantaggio. Sta giocando bene nella formazione dello stretto. La ciabattata del numero 13 Falcomatà non sortisce effetto alcuno. Questa è Inga un cross di Alberto Sgo verso Principato. Si sgancia Pannuti, c'è un cross per Rappocciolo solo davanti al portiere, la girata di Rappocciolo che era un tiro cross, si intromette il portiere
che poi mette il pallone in fallo laterale per consentire l'intervento dell'arbitro, che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato. E acconsente l'ingresso del massaggiatore signor Nuccio Suraci, che va a prestare le cure del caso al giocatore rimasto infortunato. Sì, Barlotta, 25esimo della ripresa, 1-1, i gol di Rapozzo e Zerbi tutti nel primo tempo. L'arbitro il signor Andrea Mordà, che fino a questo momento ha diretto con sufficiente energia e a nostro avviso anche con equilibrio. Poi la singola valutazione ci può pure stare. Alberto Sgodo Lorante abbandona il terreno di gioco. Sicuramente il giocatore più rappresentativo, autentico faro del centrocampo. Lavagnese padrone del campo, ma il risultato rimane ancora sull'1-1. Viel, il pallone non raggiunge Pannuti. Questi è capitan Belluno. Un lancio di Fortugno che raggiunge il nuovo entrato Vita, non aggancia Rappocciolo. Ferraro elude la sorveglianza di Rappocciolo, poi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo in direzione di Zerbi. Cerca di addomesticare il pallone, arriva con un falco alati, che evidentemente ha i piedi alati. C'è un cross intercettato dall'estremo difensore Borghigiano, si tratta di Ferraru, di nazionalità rumena. Con questo lancio in avanti, facile preda del centrocampo ospite. Arriva il Principato, sparacchia alla meno peggio, palla in pallone laterale, già battuto, Viel cerca di andarsene, viene affrontato in maniera rude da un difensore e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato dal limite. 21 giocatori nella metà campo, anche il portiere Francesco Fortugno ha abbandonato i pali. 28esimo della ripresa, 1-1, mischia furibonda davanti a Ferraru. Sta per partire il cross, palla che spiove. C'è stato un comodo e facile colpo di testa, fin troppo, da parte di un attaccante ospite, che anzi si trattava per la verità di uno sganciamento del difensore esterno Pannuti, con licenza di segnare, ma ha fatto cilecca. Trentesimo della ripresa, 1-1, per i gol di Rappocciolo e Zerbi, tutto nel primo tempo.
Inga, no, si trattava di Zerbi, palla che spiove, in direzione di Alberto Sgo che desiste, palla praticamente imprendibile, Ravagnese che è assoluto padrone del campo, sta giostrando a suo piacimento, ma il pallone del 2-1 non entra in porta. Il Borgo Grecanico si affida al contropiede. Esplode l'ira, la rabbia e la collera come il magma sotto i campi Flegrei a Pozzuoli. Giocatori che scalpano e fremono e nitriscono come i Mustang nel Corral, se non balzano rimbalzano come i Lapilli e il magma nella valle del Bove sopra Catania. Arbitro che fino a questo momento riesce a separare il grano dall'olio e che per far tornare il bel tempo non ha bisogno dell'anticiclone delle Azzorre. Partita vigorosa, maschia, ma non serve il personal trainer. Attenzione! Rete, il Cobra ha colpito, trentaduesimo, scatto felino, distrazione fatale della difesa, arbitro accerchiato. Non sono molto convinti della direzione arbitrale i giocatori del Borgo Grecanico. Arbitro assediato con il cartellino in mano. Colpo di scena, probabilmente scatterà un cartellino rosso. Arbitro assediato, è stato espulso il mezzo destro capitano anche della formazione locale Giuseppe Stelitano. Colpo di scena, direbbe la buonanima di Mike Buongiorno, al 34esimo della ripresa, con il Ravagnese che è tornato in vantaggio per merito di Rappocciolo. Doppietta per lui. Non sono molto convinti quelli di casa della direzione arbitrale. Troppo fiscale Pignolo sia sulla concessione del rigore e soprattutto nell'espulsione del capitano Stelitano. Ah!
C'è una reazione ora della formazione di casa con capitan Alberto. Cross sotto porta, va in presa aerea il portiere. C'è un'altra sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo Stelitano col numero 18. Esce Zerbi ed entra Stelitano. Ravagnese che legittima il successo per una maggiore supremazia territoriale. Inga. Ancora Inga, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, commette fallo. Tutto regolare per l'arbitro e c'è un altro cartellino giallo estratto a Martino. Sono almeno 4-5 cartellini, non fioccano come la neve a Kitzbühel o a Salt Lake, ma è chiaro che continuando di questo passo il carnet andrà a impinguarsi. Porta il pallone a spasso Rappocciolo, poi commette fallo. Induce l'arbitro a concedere una punizione a favore del padrone di casa che stanno perdendo per 2-1. Doppietta del Cobra alias Sasar Rappocciolo, quinto e 33esimo, tra le due reti il gol del pareggio momentaneo, quello di Zerbi al 41esimo del primo tempo. Talora c'è un'intesa perfetta come quella tra Sandokan e Yannis de Gomera o Mandrek e Lothar, altri invece un dialogo tra sordi come quello fra Don Camillo e Peppone e fra Paverino e Paperon dei Paperoni. Finisce a terra ancora un giocatore borghigiano e questa volta il cartellino giallo viene estratto al numero 11 del Ravagnese. Ioculano, i cartellini ora cominciano a assumere una veste più plateale. Continuando di questo passo, come si diceva, sicuramente ci sarà una pioggia, fioccheranno i cartellini come la neve a Courmayeur, se non Madonna di Campiglio o Cortina d'Ampezzo. Sono almeno 5-6 finora, ma ancora ci sono da giocare 7-8 minuti. Gli applausi sono scocciati per Rappocciolo che in bello stile d'eleganza ha fatto fuori un paio di avversari, ha dribblato pure il portiere a porta vuota, ha depositato in fondo al sacco
segna gol a Grappoli, questo bomber l'anno scorso 40 reti al suo attivo, con un campionato più lungo. Quest'anno le squadre sono 12, l'anno scorso erano 14. Errore, tiro, grande parata del portiere che si scatafascia in orizzontale. Francesco Fortugno ha avuto la palla del pareggio, Stelitano si è mosso con la rapidità di un felino sulla preda, il tiro era ben indirizzato nell'angolino basso alla sinistra del portiere, si è allungato, si è, come direbbe qualche telecronista, si è scatafasciato in orizzontale con la punta del guantone, è riuscito a strozzare l'urlo di gioia in gola a Stelitano che già esultava. Grande parata dunque del portiere che ha risolto, si può dire, l'incontro, perché ha salvato Capercavoli. E Borgo Crecanico, che nonostante sia ridotto in 10 uomini per l'espulsione di Stelitano, ha avuto la palla gol al 40° della ripresa per pareggiare le sorti dell'incontro, ma anche con la collaborazione della difesa che finora era stata molto ermetica, ha avuto una distrazione fatale tra virgolette. Punizione per il Borgo Crecanico, momenti di sofferenza per la formazione ospite che si difende con i denti e con le unghie, difende il vantaggio 2-1. Hanno studiato bene i discepoli di Mister Cormaci, senza passare per Oxford, Harvard, Cambridge, Berkeley, Massachusetts, Toronto, Sorbona, Tokyo, Pechino e Nuova Delhi. E hanno messo in vetrina tutti gli insegnamenti di un mister che ha vinto tanto, ha visto qualcosa l'arbitro è sul dischetto del rigore, ma ovviamente non si tratta di un calcio di rigore, si tratta semplicemente di un calcio di punizione. Vedete che ora va ad ammonire il portiere del cartellino giallo e rosso, doppia ammonizione, espulso anche il secondo portiere. Ed ecco la pioggia di cartellini di cui avevamo fatto cenno nei precedenti flash. Finché c'è la birra comandano le gambe, poi comanda la lingua e fioccano i cartellini. Insegue Sasà, mette fuori Amadeo, Inga, contropiede, se ne va, entra in area solo davanti al portiere, tiro, rete. Grande intuizione di Ioculano, un bomber d'altri tempi che finora ha sonnecchiato, ma ha segnato un gol molto importante oggi al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, e finalmente scrocciano gli applausi come alla Scala di Milano quando va in onda la Turandot, la Traviata e il Rigoletto.
un gol storico che nemmeno Polibio, Tucidide, Erodoto, Agesilao o Tito Livio saprebbero descrivere quello messo a segno da Ioculano, un signor giocatore che fino a questo momento non ha avuto molta fortuna e, come tutti sappiamo, serve l'ausilio della dea bendata. Ravagnese, che ha giocato una grande partita qui al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, che merita la vittoria per quello che ha messo in campo nel primo e nel secondo tempo. È ancora Ioculano, ha avuto la palla dal 4-1 da posizione angolata ma non molto lontano dal palo di destra, palla che ha sorvolato la trasversale, ha fatto barba, sciampo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. E a terra un giocatore ospite si lamenta, accorrono un po' tutti. 45esimo della ripresa, 3-1 per il Ravagnese che, come dicevamo, ha meritato a nostro avviso, questa è la nostra opinione ovviamente, e non pretendiamo che venga spacciata per verità, non siamo la bocca della verità, è semplicemente la nostra opinione alla quale non rinunciamo mai per nessuna ragione al mondo. Possiamo anche sbagliare, per carità. Certo, pesano due decisioni molto contestate da parte del Borgo, e cioè il rigore concesso, poi fallito peraltro, da Rappocciolo, e soprattutto l'espulsione del capitano di casa. Poi c'è stata un'altra espulsione, la seconda, quella del portiere Demetrios Glo, sanzionato con l'1-2 cartellino giallo e rosso intorno al 40esimo. Spiove un pallone, porta sguarnita, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Ravagnese batte Borgo Crecanico 3-1. Al quinto Rappocciolo, pareggio di Zerbi al 41esimo, nella ripresa ancora Rappocciolo al 33esimo e Ioculano al 40esimo del secondo tempo. Rappocciolo ha fallito pure un calcio di rigore, ha diretto signor Andrea Mordà di Reggio Calabria. Il Borgo Crecanico ha fatto quello che ha potuto, è riuscito pure a mettere la partita in discussione con quella zampata di Stelitano e quella parata magica da parte di Francesco Fortugno, che ha salvato capre e cavoli la sua porta, il risultato e forse il campionato del Ravagnese. Ci sono parate e parate, ma questa certamente è una delle più importanti. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Siamo a bordo campo con il presidente del Ravagnese Giuseppe Meduri, a cui giriamo il microfono per un commento su questa partita. Salve, buonasera a tutti. Una partita discreta sotto il punto di vista tecnico. Cosa posso dire? Una partita che forse si poteva anche chiudere nel primo tempo, però come ormai noi sappiamo tutte le squadre si chiudono con noi e quindi ci è venuto un po' difficile fare il risultato. Però Ravagnese padrone del campo per quasi tutta la partita, ma questo pallone non voleva saperne di entrare nemmeno sul calcio di rigore. Vabbè, questi sono episodi purtroppo che possono capitare durante una partita o anche durante un campionato, però le partite bisogna chiuderle prima, come la penso io, ecco. Grande giocate del Cobra, ma si è visto anche un certo Ioculano che fino a questo momento ha un po' sonnecchiato. Sì, lo sappiamo tutti, a Cobra lo conosciamo, sappiamo chi è, sappiamo che è un grande
attaccante e gli piace fare gol. Ioculano si sta mettendo in mostra, anche lui è un buon attaccante fisicamente, che dirà la sua durante il campionato. Abbiamo anche altri giocatori che sono bene per questo Ravagnese e quindi cerchiamo di dire la nostra. Ravagnese che lancia il guanto di sfida alla capolista scillese. No, noi non lanciamo nessun guanto di sfida, noi facciamo le nostre partite, pensiamo a vincere le nostre partite e fare il risultato ogni partita. Poi è il campo che dà sempre il risultato e alla fine vedremo un pochettino cosa succederà. Mister Francesco Api, contento e soddisfatto sia del gioco che del risultato, un grosso risultato qui a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Sì, sì, stavamo parlando proprio di questo, oggi abbiamo fatto un grosso risultato contro una squadra che a me mi ha ben impressionato, perché alla fine sono contento perché ho visto la distinta anche del Borgo, ho visto tanti ragazzini in campo che che mettono l'anima e sono meritevoli di quello che stanno facendo. Vanno fatti complimenti al Borgo e a mister Cormaci. Ravagnese che ha disputato una grande partita, ma che sul piano dei gol fino al 30° dalla ripresa, anzi c'è stata una grande parata del portiere che ha deciso il risultato. Sì, diciamo che alla fine il pallone del gioco ce l'abbiamo avuto sempre noi. Certo, se non butti la palla dentro magari abbiamo sbagliato il calcio di rigore, hai preso il palo, ti trovi due volte tu per tu col portiere, non chiudi la partita, poi quando tieni la partita in bilico fino alla fine è ovvio che ci può scappare. È stato bravissimo Fortugno, ma Fortugno fa parte del Ravagnese, quindi tutti i reparti hanno funzionato oggi, difesa, centrocampo, attacco, una grande partita, il Ravagnese ha fatto quello che ha voluto, ma è stato messo spesso e volentieri in difficoltà da una squadra dura a morire. Sì, sì, ma l'ho detto, va dato atto a questi ragazzi del Borgo Granico che hanno lottato dal primo all'ultimo, fino anche quando sono stati in inferiorità numerica hanno raddoppiato pure le forze, quindi gli va dato atto e sicuramente sono giovani con un buon futuro. E adesso? Adesso abbiamo il Motta in casa e poi ci prepariamo per andare a Boa. Molti gli episodi da Moviola, ne parliamo con mister Cormaci, calcio di rigore, espulsione, rigore non concesso al Borgo Granico, certe decisioni dell'arbitro che hanno lasciato a desiderare. Sentiamo mister Antonio Cormaci. Sarebbe facile andare a parlare dell'arbitraggio, ma onestamente noi oggi abbiamo disputato una grossa partita, secondo me, al cospetto di una squadra forte, una squadra che doveva essere a vincere il campionato, o secondo me una delle sicuramente candidate fino all'ultimo al salto di categoria. È chiaro che abbiamo dato molto, abbiamo dato tutto, e purtroppo sono stati gli episodi che poi ci hanno danneggiato, ma dobbiamo tenere questa prestazione. E in due partite abbiamo creato molto, quindi questo vuol dire che la squadra è viva. Atleticamente siamo rimasti in 10, abbiamo tenuto il campo lo stesso. È chiaro che poi con un po' di attenzione in più magari non prendiamo il gol del 2-1, mancava un quarto d'ora forse, e poi il terzo gol nemmeno lo conto perché era proprio nei minuti finali. E diciamo pure che sul 2-1 Stelitano ha avuto la palla del pareggio in 10 uomini, ma il portiere si è scatafasciato in orizzontale e è riuscito con la punta del guantone a salvare Capra e Cavoli. Sì, diciamo che ha fatto una grande parata, è chiaro che con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto pareggiare, però poi ancora mancava un po' di tempo, quindi noi dobbiamo tenere cara questa prestazione. È chiaro che così facendo, non facendo mai punti, rischiamo il baratro. Abbiamo bisogno secondo me di una vittoria anche per i ragazzi, per far capire che stiamo facendo grande calcio, stiamo giocando come si deve. È chiaro che non vanno bene certe perdere la testa in quel modo, farsi espellere per protesto e via dicendo, perché in questo modo noi ci danneggiamo anche la partita successiva, non avendo poi molte persone esperte non possiamo far cadere in questi errori ragazzi che sono i più grandi. Noi facciamo questo campionato, l'abbiamo fatto per far crescere, ripeto, i ragazzi, quindi siamo orgogliosi che giochiamo con i 98, 99, 2000 e via dicendo. È chiaro che però che è difficile poi quando
capita pure un episodio di dubbio e ci vanno sempre contro gli arbitri. E non... adesso guardiamo al futuro. Sì, domenica giochiamo a Villa contro il Regium, è un'altra partita tosta. La dobbiamo preparare bene in settimana, secondo me, perché dobbiamo cercare di smuovere un po' la classifica, anche perché sapevamo che avevamo le prime quattro partite anche all'andata, dove tra l'altro abbiamo fatto bene perché abbiamo fatto 6 punti tra le squadre più forti. È chiaro che poi ci giochiamo tutto tra le mura amiche negli scontri diretti, e poi abbiamo solo con le squadre che stanno lottando per retrocedere la partita fuori casa con la Ludos Vecchia Minera. Eccolo qua Salvatore Rappocciolo, Sasà per gli amici, e per gli skinhead Warriors invece è il Cobra. Fa tutto lui, doppiette, calci di rigore falliti. Oggi purtroppo ho sbagliato dagli 11 metri, il primo rigore di quest'anno è andata male. Meno male che poi la partita siamo riusciti a vincerla. E niente, ho fatto anche 2 gol, l'importante comunque erano i 3 punti per il proseguo del campionato, per giocarcelo fino alla fine. Niente, posso dire che oggi abbiamo incontrato una squadra che magari sulla carta poteva essere, diciamo, poteva essere facile per noi, però invece non è stato così. Ho visto un buon Borgo Grecanico, dove sono la maggior parte tutti giovani, e il primo tempo devo dire che secondo me hanno giocato meglio loro il primo tempo. Poi il secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio, il mister ci ha dato una strigliata nello spogliatoio e siamo saliti in cattedra noi. La qualità tecnica dei miei compagni a centrocampo è salita quella qualità, dove abbiamo messo in difficoltà più di una volta il Borgo, vedi il rigore che poi l'ho fallito, e poi abbiamo avuto almeno altre 5-6 occasioni e altre 2 le abbiamo messi dentro, e poi è finita la partita 3-1, che penso meritata. Il Borgo ha, diciamo che ha risposto in qualche modo ai vostri attacchi, ma il Ravagnese, l'abbiamo detto pure nel corso della telecronaca, ha avuto sempre il pallino del gioco in mano. Sì, sì, sicuramente il Borgo ci ha creduto fino alla fine, anche avendo perso un uomo subito sul rigore che poi ho fallito, poi sono rimasti anche 9, loro ci hanno creduto fino alla fine. Ho visto dei ragazzi che combattevano, che si aiutavano fra di loro, però noi, parliamoci chiaro, siamo venuti qua per prenderci 3 punti, perché siamo là e vogliamo dare filo da torcere, perché vogliamo essere là per vincere il campionato. Diceva Manlio Scopigno, il filosofo del Cagliari, che i se e i ma non fanno storia. Senza quella parata del portiere del Fortugno, veramente una fortuna. Sì, sì, grande intervento di Fortugno, ma noi lo sappiamo, purtroppo a volte pensiamo di aver già chiuso la partita, invece la partita finisce quando l'arbitro fischia, quindi dobbiamo stare sempre attenti, perché poi uno sbarione, una cosa, ci possono fare male, come poi il portiere fa parte della squadra. Grande intervento di Francesco, meglio così per noi. Un 3-1 fuori casa, dove su un campo, diciamo, che sei tornato sul luogo del delitto. Sì, sì, sono contento per un'altra doppietta oggi. Sì, questo è un campo, a me è sempre bello venire a giocare qua. Ho giocato con la Melitese, con la Nuova Melito, quando avevo appena 19 anni, quindi per me è un campo che ce l'ho nel cuore, questo paese pure. Con un pizzico di fortuna avresti potuto calcare le scene professionistiche. Sì, sì, però il pallone è pure questo, uno deve accettare, va avanti così. Ormai ho pure un'età, spero di continuare però ancora a giocare, anche altri anni, perché ho ancora la voglia, c'è, quindi... Un vecchietto arzillo, un vecchietto terribile che segna 40 gol all'anno, scusate se è poco. Sì, l'anno scorso sono stato capocannoniere, meno male, perché però il merito non è solo mio, il merito sicuramente è di tutta la squadra che mi mette in condizione per fare gol. Io sì, i gol li faccio, ma se i miei compagni non mi servono la palla solo, non posso farli. La Scillese ancora non trema. La Scillese, noi siamo là, se ha vinto oggi, non so, i risultati della Scillese e della Bovese, mi hanno detto che forse hanno vinto tutte e due, noi abbiamo vinto pure, noi pensiamo a noi, mancano 10 partite, noi vogliamo vincere tutte e 10.